sono ritornato qui nell'Eden perché riguardando le registrazioni mi sono accorto di un piccolo passaggio che non avevo visto. E questo passaggio aveva all'interno questa cesta. E cosa c'è nella cesta? L'armatura degli abissi. Già, avremmo perso questo pezzo per sempre e non avremmo mai potuto recuperarlo. Che tra l'altro, sto furbone qua di Vulgrim nascondeva un pezzo dell'armatura. È un infame lui, eh. Si è sempre saputo, però. Fino a questo punto, nasconderlo addirittura vicino alla lava. Furbo com'è, poteva anche chiuderlo il pavimento. Eccolo qua. Il nono pezzo dell'armatura degli abissi. Ce ne manca solo uno. Siamo tornati qui al passo dell'annegato perché ci sono un sacco di posti con i cristalli e altri invece con il rampino. E guarda caso, lì c'è nascosto qualcosa di bello. Mettiamo il rampino e andiamo a prendere la prima cesta verde. Grazie, che questi fanno sempre comodo. Mettiamo i guantoni e ci trasferiamo da questo lato. E all'interno c'è una cesta gialla. Bene. Un altro pezzo e avremo un altro segnalino d'ira. Grazie alla maschera possiamo vedere questo rampino. Ed ecco come arrivare dall'altra parte e prendere un nuovo pezzo della spada. Che tra l'altro sono tutti uguali, ma vabbè, questo dettagli. 2 pezzi su 7. In teoria siamo già qui, potremmo già anche andare a parlare con il fabbro volendo. Però immagino che per ora non abbia assolutamente nulla da dirci. Passo dell'annegata fatto. Torniamo alle lande cinere. Ma guarda un po', lì avevo lasciato una cesta. Con un oggetto anche abbastanza interessante. Guerra è pieno di odio e genera caos più velocemente. Non male. Stupido io che l'ho lasciato indietro. Ed ecco invece un angelo. Non è un agguato, cavaliere. Sono qui da... Io, Uriel della Guardia degli Inferi, campione della Città Bianca. Ti conosco, hai da nascondere. Ma scusami, meno male che non era un assalto. E calmati un attimo. Cioè, non solo stanno parlando e non so se lo stanno facendo. Se lo stanno facendo ancora nella cazzino adesso. A questo punto può essere benissimo tutto. Ti difendi dal mio colpo aereo, vedo. Sword Revealing Light. L'hai rubata da Yu-Gi-Oh quest'attacco? Difenditi. No, fidati. L'unica cosa che non sto proprio facendo è sottovalutarti. Aia, questo ha fatto male. Calmati un attimo. Oh, di nuovo, e che palle. E fai un attacco nuovo, per santo Dio. Oh, sto combattimento sta durando molto più dell'altra volta. Difendi di traditore, però. Non è che tu ti fai attaccare, eh. E soprattutto quanto sta durando questo scontro. Tanto lo so che non ha effetto, però, già che siamo qui,
Ecco fatto. Porca troia. Se non vieni qua ti sfondo io. Vabbè. Intanto noi continuiamo a muoverci. Guarda, guarda come evito il tuo colpo che non sta neanche provando a colpirmi. Oh, e finalmente. In faccia, dritto. Oh, bravo Guerra che ha fatto capire a che posto sì, sta. Sì, che stai aspettando? Falcia quella squadrina. No, non lo farò. Non osare allontanarti da me. Il Nex Sacramentum è mio. Io decido quando gli angeli muoiono, non tu. Mi hai prestato giuramento. Abaddon è il distruttore. Bugiardo! Per proteggerti ti ha nascosto la verità. Hai giurato di seguire il tuo signore all'inferno, ignorando cosa ti aspettasse. O cosa sarebbe diventato? Abaddon. Fu tradito e divenne il nemico di tutto il creato. Sono stato all'albero. Il suo dono è stata la verità. Meno male. E ora la sto condividendo con te. Ricorda, e non è una cosa da poco. Di morte. Presto dovrà essere compiuto. Giuramento che però non abbiamo finito di vedere perché è partita subito l'animazione di combattimento, quindi amen. Però eccoci arrivati a un nuovo pezzo della spada. Siamo a 3 su 7. E rieccoci nelle lande cinere. Oh, ma guarda. Dei simpaticoni a cavallo. Ecco fatto. Uno è andato. Due andati. Tre andati. Rimani solo tu. Quindi smettile di girare in cerchio. E quattro andati. Ottimo. Qui c'è una sfera di vento che sfrutteremo immediatamente per salire. Un altro artefatto che non avevamo ancora preso, che è un artefatto soldato, ovviamente. No, dove sono finito? Sono finito dentro la roccia, ti prego, no. No, ti prego, mi sono buggato. Ti prego, fammi uscire. No, sono finito... Sono finito dentro una roccia. E io mi butto di sotto. Magari succede qualcosa. Non mi era mai successa una roba del genere. Guarda. Guarda che bello il mondo. Dovrò morire prima o poi, eh? No. Sto solo cadendo nell'infinito. Prima che fossi ingoiato da una roccia, stavamo dicendo... Saliamo qua sopra. E saliamo qua sopra per reclamare anche il nostro ultimo pezzo dell'armatura degli abissi. Questa leggendaria armatura forgiata con perizia permette a Guerra di sopportare molti più danni. E ti credo. Guardalo lì. Wow, bella, bella, bella. Ora che abbiamo ottenuto anche quest'ultimo artefatto leggendario, possiamo andare ad occuparci di qualcos'altro di molto più importante, ovvero i frammenti mancanti della spada. Ma prima c'è questo cristallo qui che mi urta. Vediamo cosa nascondeva. Una cesta gialla. Eccolo qua. Benissimo. Ah, siete venuti per combattere, vedo, eh. Saliamo qua sopra, che ci attende un altro frammento. Ma prima devo distruggere questo cristallo rosso. Come dobbiamo fare per distruggerlo? Con quelle caccole esplosive. Ecco fatto. Ah, già, è vero. Queste non esplodono subito. Hanno bisogno di un piccolo innesco. 3, 2, 1, esploso. Sorpassiamo anche questo
Gancio nascosto. Ed eccolo qui, nascosto nelle altezze del deserto, un altro frammento della spada. Guarda che bello con la maschera e l'armatura degli abissi però, santo cielo, guarda che figata. Siamo a 4 su 7. Ci sono rimaste la scala interrotta, le terre soffocanti ed infine le intersezioni. Iniziamo da questo. Ma guarda un po', ci sono delle sfere che prima non c'erano. Chissà dove ci condurranno. Io dico in luoghi mai visti prima. No, il cavaliere sta andando da tutt'altra parte, mi dispiace per voi. Sta andando a prendere un nuovo pezzo della spada. Certo che nascosti proprio bene sti pezzi, eh. Dove nessuno potrà mai notarli. Giustamente però serve la visione d'ombra. Rimangono solo altri due pezzi. Era davvero tanto che non passavamo più in queste zone. Ma ecco qualcosa di interessante nascosto fra queste mura. Un altro frammento della spada. Siamo a meno uno. Mancano solo le terre soffocanti. In queste zone veramente uno non ci passa proprio mai solo per tornare a prendere l'ultimo frammento. Cioè vieni qua in questa parte all'inizio e basta in pratica. Ed eccolo qua il frammento, si trova qua sopra. Come ci arrivo? Ovviamente passando da questo buco. Solo che si vede realmente poco con la maschera. Ed eccoci sempre più vicini alla meta. Ah, qua c'era un forziere che non avevo visto. Bravo io. Bravo, bravo, bravo. E qui abbiamo un cristallo da far esplodere. Uno e due. Sta meccanica di far incendiare il chakra è intelligentissima. Peccato che veramente si usi poche volte. Spacchiamo il cristallo. Cesta di vita. Benissimo, dovremmo essere al massimo. No, ci manca ancora un frammento. Saliamo sulla parete, cosa che effettivamente non ti spiegano che in realtà puoi fare, ma a quanto pare puoi. Quasi quasi questo nemico lo evito anche. È solo una perdita di tempo. Qui abbiamo una cesta. Apriamola, vediamo che cosa contiene. Un cristallo della rabbia, vabbè, meglio di nulla, Ciao, me ne vado io. Lo so, ti dispiace non avermi colpito, lo so. Ah, ma guarda, degli spiriti. Certo, come no. Ecco fatto, mi sono già liberato di voi. Ed infine mi approprio dell'ultimo frammento della spada. Ecco fatto, l'ultimo frammento di quella maledetta lama. Torniamo da Ultain e concludiamo l'affare. D'accordo, è il momento di riforgiare questa spada leggendaria.